aver letto i giornali in questi ultimi giorni, basta comunque aprire un notiziario per rendersi conto che in questa settimana ci sono state delle sentenze importanti per dei fatti che hanno acceso l'interesse o la morbosità dell'opinione pubblica. Sono dei processi importanti, se volete, con i quali ci piacerebbe discutere con un collega grandissimo che io mi onoro di ospitare, Massimo Lugli. E quando si dice Lugli si dice l'inviato speciale cronaca di Repubblica, ma in realtà si dice anche uno scrittore dalla penna finissima, l'inventore anche di una figura che Marco Corvino lo conoscono ormai tutti, il tuo alter ego letterario. Il mio alter ego letterario. Massimo, giusto per capire di cosa parliamo, ci permetti di fare un breve sunto con il nostro Luca Rossi? Andiamoci. Tre sentenze, tre condanne che cambieranno per sempre le vite di Sabrina Misseri, Manuel Foffo e Martina Levato. Il 21 febbraio la Corte di Cassazione conferma in via definitiva la pena massima all'ergastolo per Sabrina Misseri, oggi 29enne, accusata per l'omicidio della cugina Sara Scazzi, avvenuto da Vetrana il 26 agosto 2010. Nello stesso giorno, durante il processo di primo grado per l'omicidio di Luca Varani, seviziato e morto dissanguato a Roma nella notte tra il 4 e il 5 marzo dello scorso anno, viene condannato a 30 anni di reclusione il 30enne Manuel Foffo. Il 21 febbraio è anche il giorno in cui la Corte d'Appello di Milano condanna a 20 anni di carcere Martina Levato, 26enne, per le tre aggressioni con l'acido, crimini attuati con la complicità dell'amante Alexander Böttcher. Potremmo aggiungere a questa scheda, grazie Luca Rossi come sempre per la precisione e per l'essenzialità con cui racconti le cose, potremmo aggiungere soltanto 48 ore fa un ennesimo omicidio che ha visto per protagonista un giovane di 18 anni che ha ammazzato il suo papà, con il quale apparentemente pare non andasse d'accordo. Massimo, perché l'Italia si ferma di fronte a questi fatti? Che cosa succede nell'opinione pubblica per cui diventiamo tutti investigatori, avvocati, medici legali, giudici e se possibile anche preti? Ma io penso che non ci sia nulla di nuovo, cioè la cronaca nera è sempre stato un argomento principale. Il problema è che si è spostata dalla carta stampata, dove i grandi delitti, soprattutto i delitti con un colpevole in forze, perché poi quali sono i casi che reggono, a parte quello di Foffo e Varani, perché è un caso particolarissimo, quello è un omicidio scoperto immediatamente, che normalmente si sarebbe chiuso in tre giorni. Quali sono i delitti che reggono? Cogne, quando tu hai un colpevole però che divide l'opinione pubblica, no? I colpevolisti e gli innocenti, c'è sempre stato. Che è cambiato adesso? Adesso è cambiato che dalle pagine quotidiane si è spostata in televisione, quindi è più, in qualche modo, la vediamo più presente. Ma io non credo che noi ci siamo trasformati in investigatori, né credo che ci sia un interesse così in crescita, morboso per queste cose. Uno vorrebbe pure dire che per come va il mondo, uno in qualche modo, paradossalmente, la cronaca nera ci rilassa, no? Perché poi la cronaca nera diventa spettacolo, non dovrebbe, ma diventa spettacolo, però diventa soprattutto dibattito. Laddove hai una sentenza, ti faccio l'ultimo caso, i famosi i 30 anni inflitti a Foffo, lì è una questione di diritto abbreviato, fanno molto discutere perché la famiglia dice non bastano, ci vuole l'ergastolo. Io non lo so, teniamo conto che l'ergastolo oggi nel nostro paese è virtuale, nel senso, se non è ostativo dopo 25-30 anni comunque esce. Qual è il problema? Che abbiamo un sistema di premi e di sconti giustissimo, introdotto con la legge dei Gozzini, che ricordiamoci ha praticamente diminuito, quasi annullato la violenza interna alle carceri, perché concede una serie di cose, che si comporta bene. Questa legge però diventa automatismo. Allora noi sappiamo che il condannato a 30 anni, nel momento stesso in cui viene comminata la sentenza, comincia a farsi i conti e esce dopo 15. È quello che fa, è quello il problema. Quella che dà anche, che poi accende la rabbia nell'opinione pubblica, chiaramente, perché amplifica il dolore delle famiglie, amplifica anche purtroppo il desiderio di vendetta, che non sempre, come diciamo, va di pari passo con la giustizia. Senti Massimo, tu in 40 anni che fai questo mestiere hai visto di tutto, ma proprio le cose peggiori che sono avvenute soprattutto nella capitale, i fatti più tremendi. Ma siamo diventati anche più cattivi o al contrario? Oggi è semplicemente che se ne parla di più, si spettacolarizza, io uso le tue parole, di più. Che cosa? Se è cambiato qualcosa? Ti rispondo con le cifre. Io sono entrato nella redazione di Paese Sera ad aprile del 75, ero un bambino, e ho cominciato subito a fare la nera, e si viaggiava intorno ai 100-110 omicidi
l'anno, di cui l'80-90% tra malavita e terrorismo. Queste erano le cifre. Erano veramente anni di piombo. Adesso a ricordarli sembra un romanzo storico, ma stiamo parlando di 40 anni fa. Oggi a Roma ci sono 30, 32, 33 omicidi, di cui il 90% in famiglia. Femminicidio, omicidio. Però le cifre sono in netto calo, ma questa è una tendenza mondiale. Negli Stati Uniti, negli ultimi 10 anni, il numero di omicidi con armi da fuoco si è ridotto del 50%. Quindi i dati sono incoraggianti, se vuoi. Non è così. Spettacolarizzazione. È vero, ma è vero anche il contrario. Quando io andavo sui posti, il cadavere veniva scoperto. I fotografi, per la gioia dei fotografi, perdonami, è l'ironia, tutti a scattare foto del morto. Oggi si vede un lenzuolo. Io non credo che sia così. Io credo che sia rimasto invece un interesse che si è spostato, a parte eventi come quello di, appunto, quello di Fofo, che è un delitto particolarissimo, unico nel suo genere, che è molto morboso, violento, tremendamente premeditato, dove c'è tutto quello che si immagina esista solamente nei, nei film e nei libri. Ma quello, sai, quel delitto io, si chiama cocaina, poi nella realtà lì il problema è un problema di droga, non di perversione. Tutto quello che è venuto dopo è una derivazione della droga. Si è spostato un po' sia alle tecniche investigative, che la gente conosce di più, segue di più. Prima erano un segreto di poliziotti, oggi tutti noi sappiamo che ci sono i cellulari, che c'è il DNA, le impronte, gli spostamenti, le intercettazioni. Siamo diventati tutti esperti in questo senso. E poi anche la querela giudiziaria. Caso Vetrana. Io non so come la gente potesse aspettarsi una sentenza diversa. La Cassazione decide di merito, di metodo, non di merito. Certo. E ha confermato che nel processo non ci sono state irregolarità, sostanzialmente. Il problema non è la colpevolezza di madre e figlia, perché è ovvia, è provata. Il problema semmai era il ruolo di Michele Misteri, che secondo me non è stato inquadrato. E secondo, come lo zio, ricordiamo, nonché marito e papà, tra l'altro, delle due donne, insomma, che hanno poi avuto Sabrina e Cosima, che poi hanno avuto il massimo della pena, tra l'altro, in tutto questo. Senti Massimo, c'è un po' di responsabilità nostra come giornalisti, come chi è destinato comunque a raccontare, si raccontano più particolari. Ai tuoi tempi, tra virgolette, quando hai iniziato, perché insomma i tuoi tempi, grazie a Dio, sono ancora questi, ma quando hai iniziato tu, si indugiava di più? Al contrario, bisognava far immaginare di più proprio perché si conosceva di meno, o c'era un'etica anche nella narrazione, un'etica nel racconto? Nel racconto no, secondo me c'era un'etica professionale nel rapporto con le fonti. Ecco. Tieni conto che un giornalista era molto più vicino alle fonti e molto spesso sapeva cose che non diceva. Ti parlo della liberazione di un sequestrato imminente, ti parlo di un covo, io sono stato 3 giorni a Ostia, sotto il covo della Balzerani, sapendo benissimo che lì dentro c'era una dei leader delle Brigate Rosse, ma non solo io, eravamo 2 o 3 e abbiamo taciuto. Questo forse era un'etica diversa, oggi sicuramente andrebbe. Quanto riguarda i dettagli macabri, io penso di no, ma soprattutto perché oggi si ragiona per immagini, ripeto, ma le immagini sono castigate. Io non lo vedo questo. Mi dirai che c'è, come dire, quel tipo di giornalismo. Lei che cosa prova, no? Vabbè, quello che gli hanno appena ammazzato il figlio, chiederebbe, perdonerebbe l'assassino di suo figlio. Questa roba qui. Però è anche vero che tu mi insegni che il giornalismo televisivo va di corsa. Certo. Molto spesso non è che c'è il tempo. Noi giornalisti dei quotidiani, bene o male, ci mettiamo al computer, allora alla macchina da scrivere, Olivetti 32. È sempre vero, io lo dico non per lavarci le mani, che come al solito esistono anche degli editori che, così come ti chiedono quelle domande, esistono altri che, grazie a Dio, queste domande non ti costringono a fare. E per cui io mi permetto anche di dire che a volte noi giornalisti, soprattutto televisivi, siamo costretti, in alcuni casi, rispetto in altri c'è molta libertà. Massimo, tu però hai indicato anche un'altra cosa, che c'è comunque una maggiore conoscenza, siamo tutti, vediamo tutti delle serie tremende in cui veramente potremmo inventarci investigatori, e siamo anche abbastanza furbi da capire che la vita di certi paesi, di certe piccole città, può essere addirittura sconvolta in positivo, perché arriva gente, perché arrivano curiosi, perché si fa fino anche il turismo criminale, si va nei luoghi dove certi fatti sono avvenuti. Domani, questo ve lo diciamo una piccola anteprima, esce un film nelle sale, un film che vi farà ridere a crepapelle, si chiama Omicidio all'italiana, ma in realtà vi farà riflettere tantissimo.
Questo è un assaggio e ci aiuterà a discutere ancora. Guardate. Questo cadavere è un dono del Signore. Se facciamo finta che è un omicidio, la citrulla diventa famosa. Cogne, Avetrana, Novi Ligure, che c'hanno più di noi? A voi chi ha dato l'autorizzazione di stare qui? Siamo della troupe di Filo Acceso. Sono il commissario Fiutozzi. A che punto sono le indagini, eh? Ma non lo so, ancora presto per dirlo. Noi dobbiamo fare ancora la diretta, costruire il plastico. Cosa avete fatto? Le nostre salite! Le nostre discese! Guardate qui, una settimana da citrullo, hanno appena ammazzato una contessa. Il è troppo bello! Cosa prova in questo momento? Isolamento. Fermo! E tu il braccio. Il braccio a coltella. Come faccio a coltellare con la mente, scusa? È favolosa! È un jacuzzi ironico, ma lì ce n'è per tutti. Anche perché no, per le amministrazioni locali. Pensate adesso Cogne cosa vuol dire. Nell'immaginario collettivo Cogne è quel delitto e si cancellano probabilmente anche le cose belle che ci sono state in quei luoghi. Avetrana passerà alla storia per un delitto e non certo per la laboriosità di chi abita. Massimo, noi ci ridiamo su, ma veramente ci sarebbe da riflettere su tutto questo. Cambierà secondo te il nostro atteggiamento anche nei confronti di questi delitti? Continueremo invece al contrario a parlarne anche un po' morbosamente, perché c'è il morboso anche nei racconti, perché no, sulla carta stampata? O al contrario, forti di quelle cifre che tu hai snocciolato, dovremmo capire che qualcosa invece è migliorata, è cambiata, ce ne sono di meno, fanno forse più colpo, ma insomma è storia già vista e ripetuta. Ma secondo me il calo delle cifre genera più paradossalmente attenzione, perché noi ci abituiamo sempre meno. Ti faccio un esempio. Proprio quando accadono in comunità del genere, io vivo a Perugia, che è un posto, per dire, tranquillo, no, non vivo a Perugia, faccio un esempio, ammazzano una studentessa. Non essendoci abituato, un delitto del genere, la gente dice non si campa più. Non è la statistica, ecco. È la faccenda del mezzo polo. Se io abito in una strada tranquilla e fanno due furti che sono niente dal punto di vista statistico, ho una percezione della sicurezza. Infatti in questo periodo è entrata nel lessico comune un'espressione giustissima: la percezione della sicurezza. Non me ne importa un fico. Vero. Che i furti siano in calo se torno e trovo la mia casa svaligiata. A quel punto non si vive più, siamo assediati dalla malavita. Quindi io credo che l'interesse continuerà. Mi auguro solo che sia un interesse più razionale, perché a me non dispiace affatto che la gente segua un processo un po' come si segue la partita, se non indugia sullo scabroso. Non so se non è una cosa, una valutazione morale che mi compete, ma perché no? Se io esamino l'arringa della difesa e dico qui ci sono dei punti deboli e i punti di forza invece dell'accusa li analizzo, in fondo può essere anche un gioco razionale che non fa male a nessuno. Fa male altre cose, però ti devo dire che io vedo un miglioramento che viene dalla carta di Treviso, autoregolamentazione giornalistica. Cioè, io mi ricordo un bambino che ammazzò il padre a colpi di pistola e questo è diventato uno star. L'abbiamo intervistato tutto, questo per difendere il fratellino, siamo negli anni fine degli anni 70. Sparò 8 colpi di revolver al papà, intervistato sto mondo e quest'altro. Io oggi, personalmente, grazie a Dio, non sarebbe noi inseguivamo le donne violentate, bisognava assolutamente portare la fotografia, assolutamente. Mi ricordo sti capocronista Cerbero, va a casa del morto, non tornare senza la fotografia, stiamo parlando di incidenti stradali, per avere quelle foto facevamo delle cose incredibili, incredibili. Questo sta migliorando l'etica, ed è paradossale che stia migliorando in un momento in cui il giornalismo è soprattutto precariato, sfruttamento, deregolarizzazione e tutto il resto. Però in questo io sono fiducioso, cioè anche perché i colleghi giovani, i colleghi che vengono dalle scuole di giornalismo o dal precariato o dai contratti di collaborazione, li vedo molto più sensibili, molto più formati di quanto non fossimo. Figuratevi cos'era qualche tempo fa. Massimo, vado sul personale. Non ti sei stancato di vedere tanto sangue, di vedere tanti morti, di raccontare tutto l'obbrobrio che si nasconde dentro l'uomo, i lupi che ci sono in giro, tanto per tirare fuori qualche tuo titolo? Che cosa ti ha fatto capire tutto questo che fai e che racconti? Ma guarda, io non mi sono stancato,
in 40 anni di lavoro ho chiesto e ho ottenuto di rimanere sulla strada, di fare il giornalismo, che ho offerto anche la giudiziaria, stare nel nine, perché quali sono gli argomenti del giorno, la politica, l'economia? Per carità di Dio, c'è di peggio, in fondo la cronaca nera sono emozioni primarie, c'è il bene, c'è il male, c'è il bene. Dov'è il sono bene? Dov'è il bene in tutto quello che il bene lo trovi per esempio in chi indaga sugli omicidi, molto spesso polizia, carabinieri, magistratura, ma anche molto spesso proprio per la strada. Cioè, quello che tu quando c'è un delitto c'è sempre l'orrore, ma dietro molto spesso c'è compassione, c'è solidarietà, ci sono famiglie che vengono sostenute. Io studio la filosofia taoista, penso che in ogni cosa ci sia yin yang, il basta bene e il male, il bene e il male, l'oscurità e la luce, eccetera. Poi non è in realtà così dicotomica la faccenda, ma le due cose si compensano, non so se mi spiego. E poi la cronaca nera, una volta chiese a un criminologo se la cronaca nera secondo lui induceva al delitto, lui ha detto no, se c'è la catarsi. Qual è la catarsi? In qualche modo la giustizia, non voglio dire il bene, ma la giustizia, e la giustizia nella stragrande maggioranza dei casi poi alla fine vince, perché noi poi stiamo parlando di processi, quando c'è un processo c'è un colpevole preso. Io vedo, nonostante quello che si dice, non si arresta più nessuno, non è vero, la maggior parte degli omicidi e dei delitti in generale, dei reati in generale, vengono scoperti. Non vengono scoperti i piccoli reati, il furto, la truffa, la cosa, questi reati, ma il grande, l'omicidio quasi sempre viene scoperto. Quando non accade, allora noi gridiamo allo scandalo. Ci sono dei casi paradossali, faccio l'esempio, Alberiga, figlio della Torre, uccisa la contessa dell'Olgiata, su cui abbiamo parlato per 20 anni immaginandoci scenari, ecco lì forse era il maggiordomo, era la più classica, la più stupida delle cose. Arriva un uomo magistrato, riapre le indagini e in 20 giorni arresta il colpevole, fa confessare. E se c'è luce anche in tutto questo, lo dice Massimo Lulli, c'è veramente da chiedergli. Grazie Massimo per essere stato con noi. Ce ne andiamo in pubblicità, il viaggio nella vita continua, a bel tempo si spera. Grazie.